Eccoci qua ragazzi, breve video per insomma fare un po' il punto della situazione sui recuperi di Nathan Never e qualcos'altro e un pacchettino che spacchettiamo che mi ha mandato Valerio. Iniziamo subito con Nathan Never per i più curiosi. Allora, ho recuperato Agenzia Alfa 35 e 36. Come sapete, sto recuperando le Agenzie Alfa della saga della Guerra del Buio, Kai. Ho aggiunto anche queste due, ne ho quattro, ne mancano ancora tre, perché una è il numero 10 di Agenzia Alfa, come si conosce Kai con Branco e me, insomma come entra in scena Kai. Quindi sarebbero praticamente sei Agenzie Alfa che compongono la saga del Buio, più uno che mi è stato consigliato di prendere, che sarebbe il numero 10, che poi tra l'altro è un bellissimo albo. Ci siamo quasi. Poi ho recuperato i tre speciali che mi mancavano, il 23, 24 e 25. Eccoli qua. Adesso ho tutti i speciali usciti. A leggerli sono al 19, tra parentesi. Poi, gli speciali comunque devo dire che le copertine sono veramente, veramente migliorate molto, molto, molto. Prima erano di Villa, adesso sono di Roberto De Angelis da non so quanto. Andiamo al pacco che mi ha mandato il mitico Valerio del canale Valerio Warwick, che vi invito a seguirlo perché è un bel canale e anche perché fa parte del gruppo dei canali, del gruppo dei nerd. Sempre questo gruppo di canali YouTube che insomma si è unito sotto questa community YouTube Italia per cercare di dare un valore aggiunto a YouTube Italia e nostre iniziative e i nostri canali che insomma che ci compongono. Potete trovarli sulla pagina Facebook, che trovate il link qua sotto in descrizione. Vediamo. Questo è già mezzo aperto perché chiaramente Vittoria ha spaccato, non ha trovato sul tavolino. Pazienza. Allora, come sapete, io colleziono dei numeri 1 Bonelli anche di serie che non faccio. E Valerio me ne ha mandati 4. Mi ha mandato Nick Rider, Squadra Omicidi, l'1. Marti Mister, Detective dell'Impossibile, l'uno, ma ristampa di tutto Marti Mister, ma non è che io faccio solo, insomma, copie originali, se è ristampa di quelli vecchi vecchi va anche bene, insomma. E tutto Mister 9 numero 1, ristampa, e numero 1 di Magico Vento. Molto molto bello, molto molto belli. Ringrazio Valerio, mi mancavano nella mia collezione, sono molto 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 contento di metterli, anche perché insomma tutti e quattro, Magivento, Mister No, Martin Mister, Nick Rider, diciamo colonne portanti insomma della Bonelli. Poi veniamo a questo recupero che sono molto contento, anche se non l'ho fatto completo perché mi mancano tre numeri, è questo signore qua, Gregory Hunter, quello con l'amico con le orecchie a sventola, i Ranger dello spazio. Personaggio creato da Antonio Serra, il mitico Antonio Serra. E ho letto solo l'uno, già l'avevo letto, mi è piaciuto e avevo intenzione di recuperarlo. Ho trovato un'offerta proprio qua vicino a casa mia, la signora che gli vendeva, e insomma l'ho pagato veramente poco e li ho presi. E ancora non so insomma dirvi tanto, però ho letto il primo e il primo mi è piaciuto. Chiaramente Antonio Serra, rispetto ad altri suoi colleghi, la fantascienza ce la mette. E vediamo, mi mancano l'8, il 9 e il 16 che devo recuperare in fumetteria se riesco. E poi ho recuperato anche quello uscito dopo, il Maxi, che insomma è uscito dopo. Vediamo quando ce l'ho tutta, insomma la leggo. Adesso sto leggendo Le avventure a colori di Martin Mystery, la prima serie,
Poi ve ne parlerò un po' meglio nel video acquisti che uscirà di novembre. E niente, ragazzi, scrivetemi nei commenti come sempre tutte le vostre impressioni. Seguite, mi raccomando, la pagina Facebook dei Nerd. Seguite anche la pagina Facebook mia, il mio canale Instagram se volete. E se siete nuovi, iscrivetevi alla campanella, non la campanella, like, non like, dislike, fate come volete, queste robe qua, non vi dico più niente. Perché io sono già contento così, veramente. E, insomma, vi lascio con questa bella immagine dell'amico di Gregory Hunter con l'orecchia sventola. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!